Ciao, benvenuti in questa Walk of Shame, l'ennesima Walk of Shame, oserei dire. Quello che sta per succedere oggi è molto triste, ma stiamo migliorando. Ovvero il The End of the Year Book Tag. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ho preso questo tag, che è famosissimo, e l'ho un po' rigirato per farlo funzionare anche come Cactus Book Challenge, End of the Year Book Tag. Quindi se volete rubare queste domande nello specifico ve le lascio qua sotto, ma sono molto simili. Cactus, questa parte è sponsorizzata da Daniel Wellington, ma prima di skippare sappiate che sono degli sconti incredibili perché inizia ovviamente la settimana del Black Friday. Se vi steste chiedendo perché sono vestita in un altro modo, perché oggi doveva uscire un altro video dove vi avrei spiegato tutto bene, ma non è successo. Ci sarà questo. Quindi, visto che la settimana del Black Friday, che sono 10 giorni, dal 19 al 29 di Daniel Wellington, parte da appunto praticamente entro il prossimo video, tantissimi prodotti al 50% di sconto e ogni 48 ore ci sono delle nuove offerte, si rinnovano, quindi andateci a dare un occhio se magari vi interessa qualcosa in particolare. E ovviamente se non c'è qualcosa che volete in sconto, ma vi interessa lo stesso, c'è sempre il mio codicino, sempre valido tutto l'anno da sempre. Lo so che siamo spariti per un po', ma erano solo problemi tecnici. Questo è tra i miei preferiti in assoluto. E adesso l'hanno fatto verde, che non è assolutamente la mia ossessione dell'ultimo tempo. Cioè, il mio maglione verde non l'avete già visto 300 volte. Comunque, ora vi lascio il video. Quello che è traumatizzante sono le mie risposte. Voi come state andando? Come va? Quanto disperati siete? Scrivetemelo nei commenti, fatemi sentire meno sola. Infatti, sono vestita di rosso sangue, non a caso, ma perché adesso stiamo per andare a finire male. La prima domanda, partiamo col botto. Quanti libri ti mancano a finire la Cactus Book Challenge? E vado sul PDF e sul Notion della mia Cactus Book Challenge, che vedete in questo momento qui. Questa è proprio la mia, ma in realtà nel video dove vi parlo della Cactus Book Challenge e anche qui ve lo lascio qua sotto in descrizione il template di Notion vuoto da utilizzare. Dopotutto la Cactus Book Challenge non ha anno, potete farla un po' quando vi pare. Quello che ci manca è, in realtà, aspetta, in realtà per il primo livello, ora il primo livello l'abbiamo superato da mo' perché abbiamo fatto più di 10 libri da mo', però è ufficialmente finito. Finito. Perché il naso e il cappotto l'ho letto l'altro ieri, l'ho finito esattamente l'altro ieri, quindi decimo livello fatto. Secondo livello. Abbiamo la nausea. Manca solo la nausea però, poteva andare peggio. Neanche ancora aperto però, e quindi siamo a uno. E il terzo livello invece abbiamo Donne difficili, credo, preferisco almeno come libro sicuramente, che sono a metà, Il giocatore che non ho ancora aperto e Breakfast of Champion che non ho ancora aperto, per un totale di 4 libri. Possiamo farcela, dai, io ci credo, anche perché è tutto calcolato, signori, è tutto calcolato, lo vedrete tra poco. Cioè la speranza è l'ultima a morire almeno. Seconda domanda, hai un libro in particolare che consideri autunnale che ti accompagni verso transi nella transizione di fine anno? Libro che leggerò come tutti gli anni sotto Natale e rileggerò è Canto di Natale di Dickens, che è in assoluto uno dei miei libri preferiti e che leggo tutti gli anni sotto Natale perché è bello, anche se quest'anno ho talmente tanti libri in wishlist che non so bene neanche come arriverò a Genova perché ho bisogno di una valigia per me e una valigia solo per i libri. Ma con calma. Non ho niente di autunnale, anche perché autunnale, appunto, io da quando è dicembre non lo vedo come un mese autunnale, bensì come invernale. E nella mia mente non funziona questa cosa, mi si intrippa tutto. 3. C'è un nuovo release che stai aspettando? È già tanto se A. riuscirò a finire quello che ho scritto nella mia challenge, B. a leggere ancora 10 libri, no, non c'ho testa di guardare le ultime uscite ultimamente e devo dire che non sono una tipa da ultime uscite, non c'è niente che aspetto in modo incredibile e particolare. Eccoci qua, la domanda peggiore di tutte: quali sono 3 libri che vuoi leggere entro la fine dell'anno? Ora. Libri va bene, ma io già che c'ero ho deciso di fare la TBR per tutto l'anno. Perché? L'ho basata ovviamente sui libri che devo ancora leggere per la Cactus Book Challenge, e ok, ma anche sulla mia challenge di lettura di Goodreads, che non finirò mai perché non ho letto 50 libri, sono a 36 di 50 e il mio obiettivo è arrivare almeno a 45. Poi ho messo 15 libri in questa TBR, quindi potrei arrivare a 50, ma non succederà. Probabilmente uno di questi libri
finirà nel 2022. Ma andiamo a vedere l'ordine. Abbiamo appunto il naso e il cappotto, perché l'avevo scritte tempo fa queste risposte, e quello l'abbiamo completato, quindi... Poi abbiamo Via da Gormenghast, che è l'ultimo capitolo di Gormenghast che credo che inizierò a leggere esattamente adesso, quindi lo lascerò fuori perché è puro amore. Ho molta paura che questo capitolo faccia cagare, ma voglio crederci, voglio dare fiducia a Gormenghast. Terzo libro, il libro del gruppo di lettura, del Cactus in lettura di dicembre. Perché sì, c'è anche quello. Di questo mese, che è appunto Il naso e il cappotto, l'ho già letto, ma non so ancora quale sarà il libro di dicembre, ergo... il libro misterioso che scopriremo più avanti, di cui ho molta paura. Poi abbiamo Il giocatore di Dostoevsky, che non so, penso di averlo messo spontaneamente sul comodino del letto sopra, nella speranza che mi venga voglia di leggerlo, perché sono arrivata a metà, a inizio anno, e poi l'ho abbandonato perché mi stava annoiando a morte, ma è molto breve e confido di potercela fare. Stesso amorevole discorso per Breakfast of Champion di Kurt Vonnegut, che in realtà è una lettura molto, secondo me, molto veloce, e Vonnegut lo amo follemente, quindi so che lui ce la farò, perché c'è amore tra di noi, c'è amore. Poi c'è Mosca Petuschi, anche questo sopra dal comodino perché buoni propositi, poema ferroviario che ho comprato un po' di impulso ultimamente, e ho letto le prime 10 pagine, poi avevo altri 7000 libri da finire e quindi adesso è il suo momento a breve. Appena l'avete visto su Instagram non solo l'avete riconosciuto, ma in più mi avete detto che è meraviglioso, stupendo, incredibile, folle, e quindi sono molto interessata a questo romanzo e penso che sarà tra i 10 che leggerò. Poi c'è Donne difficili, che lo vedo spuntare dal mio comodino. Bellissima copertina, tra l'altro. Più base, non l'unico libro sul femminismo bello che io abbia mai letto. Tutti i libri femminista che ho letto al momento sono di una banalità disarmante. Mi dispiace dirlo, ma la dici le cose. Dicono delle cose che sappiamo tutti, a meno che il target non sia uomini, che probabilmente non leggeranno quel libro, se non in rari casi. Ma se sei una donna, alcune questioni affrontate nella maggior parte dei titoli femministi sono banalità disarmanti, a meno che ovviamente non si portino numeri che vanno oltre la semplice conoscenza popolare di vita, però ogni volta mi lasciavano, come dire, ok, sì, sono più arrabbiata di prima, ma non ho ottenuto nulla. Invece Donne difficili ha il tono che sto tenendo io in questo esatto istante, ovvero molto molto irriverente. Va a prendere una delle tematiche calde rispetto all'essere una donna, anche quelle più, tra virgolette, conosciute e banali, come il diritto al voto, o anche il sesso, o il divorzio, che ha una storia fantastica e anche molto più recente di quanto si pensi. La bellezza di questo romanzo è che l'autrice la smette di essere una perbenista, nel termine facebookiano, femminista da maglietta, come vogliamo chiamarlo. Lei prende le donne che hanno fatto la storia, che hanno cambiato la storia, e non le inzucchera in nessun modo. Lo dice chiaramente, alcune di queste donne avevano dei difetti, alcune di queste donne non erano delle sante. Non si sta parlando di persone perfette, si sta parlando di persone che hanno avuto il coraggio di cambiare la società, di litigare, di mettersi in mezzo fisicamente, a volte dando anche la propria vita per cambiare le cose. Ti descrive molto bene il contesto in cui si trovavano quando fanno questo passo, perché a volte anche solo il diritto al voto viene raccontato in un modo un po' strano. Le suffragette hanno una vena particolare nelle narrazioni, e lei invece ti rende chiaro che cosa hanno fatto queste donne, del coraggio e anche dei torti che hanno avuto durante questo periodo storico. Un libro che secondo me dovrebbe leggere chiunque. La nausea secondo me è adatto per il mio stato mentale al momento, ma... tra l'altro è qui da qualche parte. Ma non... questo secondo me sarà uno degli ultimi libri che leggerò, ma devo leggerlo. Libri del compleanno! Un romanzo che non vedo l'ora di leggere e che è anche molto semplice perché è largo così, è La peste scarlata di Jack London. Jack London, se non lo sapeste, ha scritto un paio di romanzi abbastanza distopici, tra Il tallone di ferro e questo. Devo dire che non so perché Il tallone di ferro non riesco a comprarlo. Sarà la copertina della Feltrinelli, che è una orrenda. Sarà che questo mi interessava di più come tematica. Ho deciso di comprare La peste scarlatta, che tra l'altro anche qui entra nel grande filone dei libri che ci parlano di parole che non posso dire, sennò questo video viene shadowbannato, ma appunto morbi che hanno distrutto una civiltà, e una persona ci racconta che come è successo, come è andata dopo, come mai è andata così. È sempre affascinante questo tipo di storia. Un giorno prima o poi leggerò anche Il tallone di ferro, probabilmente lo prenderò in digitale.
Poi ho questo in questo comodo formato da viaggio, che è Maxi da una Tomb. In realtà qua dentro ci sono Metafisica dei tubi, Sabotaggio d'amore, Stupore e tremori, né di Eva né di Adamo né Biografia della fame, che è veramente un super prezzo per ottenere i libri della una Tomb, che sono tutti molto piccolini generalmente, e le copertine non sono un granché. Devo dire, non sono una fan delle grandi raccolte. Questo era in offerta, 10 euro, quindi l'ho preso. Di questa serie di libri vorrei assolutamente leggere Metafisica dei tubi. Questo è l'obiettivo. Se poi mi troverò a finire altri romanzi dentro questo cicciotto, perché no? Perché no, alla fine. Questo invece, Come non fare niente. Questo l'avete visto sulle stories di Instagram, mi è piaciuto un sacco. È un saggio sulla noia, o sulla mancanza di noia in questa società che è sempre iperattiva e iperattenta. Già solo dalle prime righe, dalle primi due paragrafi, io mi sono sentita personalmente attaccata. E soprattutto è una tematica che io amo. Trovo assolutamente un problema di questa nuova società, trovo un problema mio. Non so se lo leggerò proprio a dicembre o a gennaio, ma comunque spero di leggerlo nelle ferie di Natale. A proposito di libri facili da portarsi in giro, uno degli obiettivi di gennaio è leggere lui, George Orwell. Questa è la raccolta fantastica della Mondadori, bellissima, che all'interno ha Istria, Omaggio alla Catalogna, La boccata d'aria, La fattoria degli animali, 1984. Io punto a Fiorirà. Vorrei tantissimo leggere Fiorirà, e insomma è una vita che ho questo gigione e non l'ho ancora letto perché è veramente scomodo. Queste raccolte sono belle ma molto molto scomode. Molto probabilmente sarà a gennaio. C'era una domanda che era tipo se hai libri da finire che hai iniziato durante l'anno, e io ovviamente ho pensato che non ne vale, cioè era, ve li mettevo tutti qua perché alla fine sono tutti qui, perché ultimamente ho iniziato tipo 35 libri e ne ho finiti due, e uno dei 35 iniziati è proprio Pastoralia. Pastoralia non mi stava prendendo, ero quasi alla fine e non so perché proprio naturalmente ho abbandonato per un'altra lettura, ma sono convinta di volerlo finire perché comunque era interessante, solo che la scrittura in sé mi ha abbastanza annoiata. Non so se lo consiglierei, ma insomma aspetterò la fine della lettura per dirvelo. Però che bella copertina, è gioioso, è gioioso. Questo, ripeto, ero a più di metà, quindi dovrei riuscire a finirlo sicuramente. Abbiamo questo, la graphic novel di No Longer Human, che ho al contrario, che è la graphic novel illustrata da Junji Ito, che è in italiano è Lo squalificato di Osamu Dazai. Ve ne avevo parlato all'inizio dell'anno scorso, mi pare, 2020. È un romanzo bellissimo, soprattutto se vi sentite un po' sperduti in questa società, e soprattutto probabilmente perfetto per chi ha da poco 20 anni. E questa è la graphic novel appunto di Junji Ito. I disegni sono incredibili, le illustrazioni sono proprio belle, ma secondo me l'illustratore ha dato un tono alla storia che non mi appartiene, è proprio diversa, cioè non è si basa sulla storia di Dazai, ma ha fatto dei cambiamenti completi e non mi si avvicina a me sinceramente. Però è una graphic novel, la leggerò e la finirò sicuro. Spero di finirla prima di dover scendere a Genova, perché sennò mi devo portare sta cosa che pesa 500 kg. E a proposito di cose che pesano 500 kg, il libro finale di questa lista di 15 libri è proprio lui. Il secolo della solitudine è un saggio sulla solitudine, e tra l'altro su una cosa molto specifica che mi interessa molto, ovvero l'economia della solitudine, ovvero tutto ciò che paghiamo per sentirci meno soli, un servizio che sta aumentando a dismisura. E questa autrice, in particolare Norina Hertz, l'ho vista alla presentazione del libro qua a Milano, invitata dal saggiatore di questo romanzo, di questo saggio in realtà, e lei era incredibile. Spesso non ero d'accordo, ha una visione un po' antiquata di alcune cose, soprattutto del digitale, però ha fatto delle cose interessanti, tipo pagare un'amica con cui fare shopping, e lei l'ha pagata di tasca propria e poi ha riportato l'esperienza nel libro. Sono tematiche che veramente mi appassionano, mi affascinano, secondo me diventeranno purtroppo parte del nostro futuro, quindi è importante leggerne, studiarle. Comunque è una donna assolutamente coi controcazzi, mi permetto di dirlo, ha un curriculum incredibile, è una ricercatrice veramente valida, e quindi anche se non mi trovassi in disaccordo con lei sarei molto contenta di leggerlo. Spero di rifinirlo entro il 2021, ma in realtà probabilmente andrà a gennaio. C'è un libro, quinta domanda, c'è un libro che pensi che possa sorprenderti e diventare il tuo preferito? Io punto tutto su Mosca Petruschi. Ultima domanda, hai già incominciato a fare piani per il 2021? L'unico piano che ho fatto per il 2021 è questo, La nave di Teseo, che è un altro dei regali che mi sono fatta al compleanno.
volevo da una vita, sarà una lettura impegnativa e sicuramente la farò a gennaio. Vorrei anzi condividerla con voi, nel senso di trasformarla quasi in un gruppo di lettura condiviso, perché il gruppo di lettura così com'è cambierà, devo ancora pensare come, ma cambierà. Però sì, il mio unico obiettivo dell'anno prossimo è finire quei libri che vi ho appena elencato, che non finirò, leggere La nave di Teseo. E direi che con questo è tutto. In realtà pensavo peggio, ma in realtà pensavo meglio. Era il peggiore di tutti i tempi, era il migliore di tutti i tempi. Avevo ancora tempo? Poco, un mese praticamente. Ma considerando i weekend di dicembre, le feste natalizie, possiamo farcela secondo me. Io voglio credere in questa cosa, in questa magia del Natale. Fatemi sapere voi come siete messi qua sotto nei commenti, rispondendo alle domande, andando libero arbitrio. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao Cactus!